Appena arrivati al camp Poggio all'Agnello e siamo già quasi pronti per il primo allenamento che prevede una corsa trail di 13 km. Questa è la nostra camera. Però se il tempo ce lo permette si corre corsa trail e quindi scarpe trail alto. Sì, mi sa che ci siamo persi, però non molliamo. Giretto fatto, circa 14 km, veramente tosti, belli. Ora doccettina, si pranza e poi allenamento del pomeriggio. Andiamo. Avevo troppa fame. Post pranzo, cotto, ma adesso abbiamo circa un'oretta e poi si parte per il lungo in bici. One hour later. Pronti per la partenza del giro in bici? Circa 90 km. Per fortuna è uscito il sole, c'è vento, ma meglio il vento che la pioggia. Andiamo. Benzina per questo giro, un gel e due barrette e borraccio con sale. Bolgheri. Siamo circa 40 km e ora ci aspetta gli ultimi 50 con salita. For Endurance. Sono venuti circa 85 km e vi lascio il dettaglio dell'attività qui e ora relax meritato. E come recupero adesso andiamo a nuotare, troviamo la piscina riscaldata da 50 metri qui a Poggio all'Agnello. È veramente comodo perché sono vestito da nuoto e vado verso la piscina. Eccola qua, piscina da 50, riscaldata e ora sentiamo un po' com'è. Allora, adesso proviamo l'acqua e speriamo sia riscaldata perché c'è un pizzicello bello ghiaccio. Andiamo. Scioglimento fatto. Fabio, cosa ne pensi di questo allenamento di oggi?
Ottimo, dai, siamo riusciti a fare tutto, grandissimo. Buona, ora doccia calda e cena. Giorno 2, buongiorno, ora andiamo a fare colazione, il tempo stamani sembra buono, ci aggiorniamo per l'allenamento di dopo. Che pure è un campettino per la mountain bike, con tutte le cunette, i dossi, questo è il nostro stendino con tutta la roba appesa, costume, cuffia e occhialini. Siamo pronti per nuotare, poi a fine allenamento vi darò tutti i dettagli di quello che abbiamo fatto e nel tempo che io nuoto e mi alleno lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. We'll be right back.